Cara Vacco, no, no, vabbè, male, mi uccide. Mi piaceva, mi piaceva. Cara bellezza mia, che bellezza. Ti scrivo questa favella per invitarti, ok? Paga è stato messo in una bara, ho letto, mi ha scritto, vabbè, non ci interessa, mi aveva scritto. Ti scrivo, forse si è fatto mezzo sgamare che la stava seguendo, vabbè. No, dai, non ci si può aspettare tanto. Questa è per invitarti a una delle nottate più hot della tua vita. Ram. Ecco che si avvera ogni tuo desiderio hot. Ram. 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 Ok, quello è importante. Scrivilo anche due volte. No. Ram ram. Zitti. Vieni. Che direzione è rispetto al suo posto qua? È verso la piramide. Nord, dovrebbe, penso sia nord. Verso la tipo piramide. Tipo verso il villaggio degli schiavi, magari. Quasi a voler raggiungere la piramide del ex faraone. E troverai due alberi di spruce. Pagina 2. Oh, dovrei trovarle. Giuacio io, caloroso, nudo e caloroso. Insieme a me c'è Volpi. Che la traumatizzeremo. No, con indicibili scene di love. Divine follie. Di divine follie. Povera Volpi, povera creatura. Se non viene per farci cose, non ci viene per ammazzarlo, insomma. Muore traumatizzata. Spero tu gradisca questo piano rammante che ho preparato. Non è che se scrivi piano magari inizia a sospettare. Tipo questo incontro rammante. Questo incontro. Appuntamento, questo incontro. Faccina sorridente che fa l'occhiolino qua, ho messo. Manca una cosa, manca love love. Love love. E quello è proprio il marchio. E qua piadina. Cuoricino. No raga, ma scusate, come l'amante. Giustifico il fatto che sia una trappola? In chat stanno scrivendo piadina calda a 100 blocchi da te. Vabbè, raga, serve siamo diventati davvero i gufi di Tinder, porca. Esatto, stavo per dire io. Tieni. Ok, faccio il postino dell'amore. Esatto. Una sigla? No. No, un donatore. Un donatore anonimo. Tu puoi anche provare a cavarti i pantaloni verso una. Eccola! Attenzione! Okay. Ce l'abbiamo! Noi siamo in posizione. Dalle il benvenuto, eh. Scrivo? No. Deve essere una cosa privata. Privata e segreta. Dov'è la Volpe? Dov'è la Volpe? Mi sa che è un po' arrabbiata, eh. Sei un po' arrabbiata. Cerca di calmarla. Chiedi. Guarda. Fai dei gesti. Dei gesti, tipo così, no? Quelli cateo, ti incateno tutta, eh. Dov'è? No, ha scritto di qua. Guarda, metto anche la barchetta. Sembra arrabbiata. E Lion, appena scendono, mettiti l'armatura perché potresti prendere danno dalle esplosioni, eh. Aspetta, l'esplosione non sarà immediata. Lei brutalmente lo ha spintonato sotto. Vado a spizzare. Magari piedina... era meglio se comunicava con un libro, porca miseria. Incomincia la tua attività, ok? Incomincia la tua attività. Ok, boom, boom. Ok, ulala. Okay. Strano. Okay. No, mi sto pensando. Ok, allora, vuole ascolta. Violento, ci penso io. Ascolta. Stai zitto. Non dare questo. Tu sei pazzo. Ok, ascolta. Sembra arrabbiata per questa cosa della Volpe, ok? Non credo che tu abbia possibilità di farle togliere l'armatura. Però chi se ti vuoi. Ha dato il permesso di toccare la mia Volpe? No, sta andando malissimo. No, aspetta. Funziona così, è un rituale di accoppiamento, tipo i leoni. Ok, saltaci sopra, ha detto. Ok, dove? Ok. No, continua. Ascolta, prova a far vedere che ti togli i pantaloni. Ma è il tuo gioco. Magari okay, se li togli anche lei, non credo. È molto improbabile che lei si faccia persuadere. Credo però che sia arrabbiatissima. Ok, comunque, non funziona, rimettiteli, se no muori prima. Ok, che questo amore sembra un po' violento. Uso la tattica del bambù. Okay, prova. No! Cosa è successo? Ti ha spadato? Tappo tutto? Vai! Tira! Sono partite! Le bombe stanno andando! Signori! Le bombe stanno andando! E vai! Le bombe stanno andando!
Attenzione! Tappo meglio! Tappo di più! Tappo di più! Sta scoppiando tutto! Tappo di più! Attento! Oh, sto tappando real good, amici! Ok? Mi rimetto l'armatura che qua se no ci lascio le penne, c'ho anche dai, il sbobello. Dai, io la vedo fa cose strane però, eh. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Non so, la vedo saltare talmente in alto che ci raggiunge quasi. Ma è ferma. È ferma, è sotto, è nel fondo. Cosa faccio? Scappo, scappo, perché se mi faccio vedere che sono io, se si vede il nome, qua è finita. Colpo di grazia, prova a dare colpo no, di grazia, perché no? mi vede, non posso farlo, se non posso farlo. Ma dobbiamo scappare pure noi allora. Il nome, non possiamo far vedere il nostro nome. Scappate voi, scappate voi, dovevate già scappare. Uscite, via, vi apro la porta, uscite, andate da dove volete. È morta. La volpe è morta di brutto, ma lei è morta? No, è ancora lì viva. È lì viva, raga. No, è lì viva. Sta uscendo, raga, sta uscendo. Via. Abort the mission, ripeto. Mission fallita. Mission failed. Mannaggia, chi so io? Via. Datevi alla macchia. Tutti nella bosca. Nella bosca. Tutti nella bosca. È andata male. Ripeto, è andata male. Come è andata male. Malus, missione fallita. Come male? Male, è andata male. Missione fallita. Missione fallita. Allora, tutti quanti. Jerry che paga, fatevi trovare a fare qualcosa nella sua base, qualcosa di utile, così non pensa che siete voi. Facciamo. Allora, Faye, Anna e Stre, tornate a casa nostra, alla Ziggurat. Cico e Alex, corriamo. Fatevi trovare vicino alla sua base, ok? Okay, non invisibili. Okay. Sono anche dentro io, guarda. Ok, piadina, tu corri da lei. Sono nudo, corri là, sono corri da lei, scusati, dille che non ne sapevi niente, scrivilo già da adesso. Scusi, faccio il possibile. Non dire scusa, di Rafi che è successo. Rafi che è successo, hai ragione. Che imbecille che sei però, mamma mia. Non mi perdonerà mai, sono morto, raga. È finita la mia vita qua dentro. No, perché tu devi chiedere. Ha detto che hai ucciso la volpe. Di che non sapevi niente. Di che non ne sapevi, bravo. Non ne sapevo niente. Giusto, te l'ha detto lei. Io non l'ho detto prima. Dil, non ne sapevo niente. Qualcuno deve avere intercettato il nostro appuntamento. Easy. Ok, gliel'ho scritto. Ma così pensa che è colpa di Cico che era il messaggero? No! Ma vabbè, dai, io non ne sapevo niente neanche. Perché io, lui lo sapeva, era l'unico effettivamente. È vero. A chi l'hai detto? A chi l'ho detto, eh? Oh, a chi no? L'ho detto? Ma perché? Perché non mi ha dato Cico? Va bene. È colpa sua. È colpa sua, tutta colpa sua sicuramente. Perché sembrava sus effettivamente. Cioè, se ci pensate, è lui che ha portato il messaggio. È lui, ma io non ero lì. Io ero lì della cosa della rapitrice. Zitto, sei sus, ormai è colpa tua. Ormai è colpa tua. No, povero Cico. Qualcuno andava sacrificato. Ma avevamo concordato che ero io. Vabbè, non importa. Tu non dire niente. Non dire ha niente. Preso una piega diversa. Stai latitante. Stai latitante. Noi andiamo tutti da lei e tu non vieni. Così, no, capito? Andiamo giù. Sospetto. Sì. Tutti giù. Io non la trovo la piramide. Ma non è la piramide. Ma non siamo la piramide. Feri, sei un pisello secco. Ma Feri neanche si è presentata alla rapitrice. Non può venire. È vero. Vabbè, e sono invisibile ancora. Amici, io devo scappare su questo qui. Ma vado via. Dove sei? Non vedo nessuno. No, sono nel dito di te. Non mi vedo, paga nella barra. Paga, esci da sta barra. Ma rinchiuso. Detto scemo. Ma non sappiamo. Sediamoci. Facciamo i finti tonti. Noi non sappiamo niente, ok? Io sono tonto. Cico, vieni dalla rapitrice. Non vengo. Ok, scrivi non vengo. Ok, piedina, vai, convincila.